Benvenuti alla conferenza stampa odierna, si prego i giornalisti di usare il microfono, grazie. Buongiorno mister, Jonathan Belletti, Radio Bruno. Volevo chiedergli come stanno i nuovi arrivati, se sono già pronti per questa partita. Anche Jonathan, che aveva detto che comunque ancora doveva trovare una buona forma. Sì, beh, insomma, sono veramente pochi giorni che abbiamo avuto in Jonathan, qualcosina di più, poi lo canca e adesso Carario, che è arrivato veramente, ha fatto praticamente solo due allenamenti. Faccio conto di Carario, che è squalificato, quindi per questa partita chiaramente è fuori. Per quanto riguarda Okaka e Jonathan, faccio conto di portarli chiaramente e cominciare a inserirli anche nel gruppo, in quello che è un discorso di trasferta. Quanto prima penso di avere a disposizione al 100% per poterli utilizzare, anche perché adesso mi incontro a questo trittico, quindi anche dal punto di vista delle energie fisiche ci sarà da gestire bene. Sarà a disposizione la rivelazione Musacci, che ci risulta abbia avuto qualche problemino? A posto. Appunto, allora volevo chiederle, ci potrebbe essere anche un minimo turnover, oppure pensa magari adesso di andare con una formazione tipo e poi dopo vedere, valutare? No, per noi è fondamentale la partita di domani. La partita di domani è veramente una partita per noi è prioritaria. Quindi domani sicuramente scenderanno in campo quelli che ritengo siano i giocatori al meglio della condizione psicofisica, e poi dopo faremo una valutazione in funzione di quello che sarà, che determinerà la partita di domani in termini di spesa, di energie, quindi di condizioni poi di coloro che giocheranno. Però domani per noi è la partita che conta. Il Catania adesso sta un attimo, è alle prese, diciamo, con questo valzer per Maxi Lopez, insomma, rimane, va, non si sa. A parte lui, quali sono gli altri giocatori che potrebbero mettere un po' in difficoltà il Parma? Credo che il discorso di Maxi Lopez sia un discorso più che altro a livello societario, anche perché non mi sembra che recentemente abbia giocato molto, quindi questa dimostrazione che più che altro un discorso prettamente di mercato. Chiaramente un giocatore importante, perché stiamo parlando di un giocatore che parla di Milan piuttosto che di altre squadre titolate, quindi, però non credo che questo sposti di molto il focus per quanto riguarda il Catania. Quindi noi pensiamo di trovare una squadra con tutti gli effettivi e una squadra che chiaramente vorrà fare il risultato, fare la partita domani giocando in casa, però possiamo e dobbiamo assolutamente giocarcela da fare, quindi andiamo lì con la convinzione che possiamo fare la nostra partita e possiamo determinare molto. Dovremmo veramente essere molto concentrati e focalizzati su noi stessi. Poi quello che sono i valori del Catania li vedremo, li conosciamo, però soprattutto su di noi. Filangella, Teleducato, le chiedo a proposito del Catania, che è una squadra, almeno questa è la mia impressione avendola vista, oltre che col Parma in casa altre volte in televisione, che non gioca come una provinciale, cioè tenta di imporre il proprio gioco, tenta di sviluppare la manovra, soprattutto in casa. Le chiedo un giudizio su questa squadra e anche sul lavoro di un tecnico emergente come Montella. Tecnico, un allenatore che vedo solo attraverso le partite, diventa difficile per dare una valutazione chiara, anche se Catania ha investito su Montella, perché tiene Montella assolutamente all'altezza, è un allenatore capace, questo pacifico. Catania è una squadra che ha giocatori molto tecnici, molti giocatori che hanno questa capacità di ricerca continua del fraseggio, quindi del possesso palla, e questo è un tipo di atteggiamento indubbiamente positivo che ha dei riscontri positivi importanti, però queste sono caratteristiche che conosciamo, sappiamo, noi dovremmo essere capaci e bravi a mettere in campo soprattutto quelle che sono le nostre qualità. È chiaro che dal punto di vista della pressione agonistica e quindi della velocità, dell'intensità del gioco, dovremmo fare una grande partita, questo è pacifico. E direi che anche a Bologna da questo punto di vista c'è stato un buon riscontro, dovremmo ancora un po' crescere su questo.
E la partita dell'andata, che si è disputata solo pochi giorni fa, finì 3-3 e probabilmente fu quella fatale per Colomba, probabilmente, al di là di quello che sarebbe stato il successivo 5-0 con l'Inter. E lei ha avuto modo di vedere quella partita, studiare come mai una squadra che stava vincendo per 3-1 poi ha avuto quel tracollo finale, forse un po' il simbolo di quello che è stato il Parma precedente? Ma quello che è stato il passato mi interessa fino a un certo punto, è chiaro che è una delle partite che vanno analizzate e valutate in funzione di quello che è un discorso legato all'avversario, poi dopo darsi le spiegazioni in merito a quello che non è in mio possesso, perché non c'ero, quindi non so esattamente quello che poteva essere anche un tipo di atteggiamento del momento, però insomma se il Parma era in vantaggio e aveva la possibilità di vincere la gara vuol dire che qualcosa di positivo aveva creato, poi dopo a volte le partite si possono anche stravolgere nel finale per tutta una serie di situazioni, però insomma farei indubbiamente la fine perché quello forse è ancora l'andamento, poi dopo sulla parte finale ci ragioniamo. La squalifica di Zaccardo durante l'infortunio di Santa Croce a toccare un po' scoperto, ha pensato a Felcia piuttosto che a Brandão, stavolta non ha tanta scelta. No, abbiamo questi due giocatori in quel momento, quindi sono due giocatori che fanno parte della nostra rosa, sul quale chiaramente c'è fiducia e ritengo che possono essere assolutamente non solo dei rincalzi, non solo delle riserve, ma li ritengo allo stesso livello degli altri. Poi dopo è chiaro che entrano in gioco a volte anche altri fattori, però crediamo in questi. Crediamo in Brandão e finché Felcia sarà qui vale a lui lo stesso discorso, quindi quando manca un giocatore come può essere Zaccardo o Santa Croce per infortunio, anche loro sono convinto che daranno il giusto apporto. Dopo la partita di Bologna, se non ricordo male, lei si è detto abbastanza soddisfatto della prestazione in fase difensiva, meno della fase offensiva. Questa nuova trasferta pensa di cambiare qualcosa a livello di movimenti più che a livello di uomini o pensa di proseguire sulla strada intrapresa del giocatore? Credo che la difficoltà che abbiamo avuto in fase offensiva non sia tanto legata al discorso degli attaccanti, quindi ai movimenti, ma soltanto ad un errato concetto nell'impostazione del gioco, quindi abbiamo spesso volentieri sbagliato un po' i tempi, ma già dai centrocampisti, quindi poco bravi nel cambiare gioco, nel riuscire a ricevere palle e andare poi a contrastare e ad attaccare gli avversari sull'altro lato, quindi concedendo anche ai nostri attaccanti poi di avere più spazio e quindi più possibilità nel ricevere palle e poi andare a fare quello che sanno fare. In queste scelte qui siamo stati poco bravi, abbiamo determinato poco, ma partendo già dal centrocampo, non era solo un discorso legato all'attacco, perché quando si parla di attacco per me comunque riguarda un ragionamento che parte dai difensori, così come quando si parla di prestazione fatta in maniera positiva dal punto di vista difensivo vuol dire cominciare già dagli attaccanti a fare un certo tipo di ragionamento che è stato fatto in maniera positiva direi. Quindi è in tutto il movimento generale della squadra e nel cercare la soluzione, nel valutare bene nella circostanza cosa è meglio fare, dobbiamo crescere e migliorare in questo senso.